siamo l'Avamposto La Grande Quercia di Bologna. E l'Avamposto è un gruppo di ragazzi che si incontra quest'anno, stiamo facendo 2 volte al mese. E siamo ragazzi che amiamo la lettura e l'Avamposto si incontra principalmente per unirci in questa passione, ci vediamo, ci consigliamo libri, chiacchieriamo sulla scuola, sui libri che abbiamo letto, sui libri che ci piacerebbe leggere e ci consigliamo libri a vicenda. E in questo momento ci vediamo o in biblioteca a casa di Caola, che è quella dove siamo adesso, oppure ci vediamo nella biblioteca Lame, che è in via Marco Polo. E siamo qui per un'intervista con Marco Valdi, che è venuto qui in biblioteca a casa di Caola per un incontro pubblico. Allora Marco, partiamo con la domanda un po' spinosa. Perché mai dovremmo leggere noi un tuo libro? Beh, allora, innanzitutto chiariamo che ci sono tanti altri bei libri da leggere prima. Cioè, se uno prende in mano un libro del Malvaldi e accanto, che so, c'è un libro di Dostoevsky o di Jerome o di Sciascia, io gli consiglierei caldamente di mettere da parte il Malvaldi e di leggersi Sciascia, che sicuramente merita di più. I miei sono libri di intrattenimento. Io tento semplicemente di portare chi legge a non pensare a quello che gli sta succedendo intorno e a ridere un po'. Quindi, se qualcuno vuole passare qualche ora di tranquillo intrattenimento, quasi senza il rischio di imparare niente di concreto, perché si può forse imparare qualcosa, ma bisogna veramente essere bravi, allora un mio libro va bene. Se uno nella letteratura cerca la crescita personale e lo sviluppo delle proprie facoltà intellettive e morali, ecco, io consiglio fortemente altri libri. Ok, leggendo, partendo dalla trilogia del bar, dalla serie di libri del Barlume, però andando anche molti altri libri come Milioni di Milioni e Argento Vivo, si nota come tutti i tuoi personaggi siano estremamente reali. Massimo, il protagonista del Barlume, adesso non è un genio, ma non è neanche, diciamo, un personaggio di quelli stupidi o non è la signora in giallo, non è nessuno di quei personaggi, sono molto reali. E anche i vecchietti del Barlume, adesso quante volte quando passi davanti a un centro sociale li rivedi lì a giocare a carte pensando ma magari questi stanno indagando su qualche delitto, in verità stanno parlando delle partite dell'ultimo girone, però un'altra cosa. Come trovi questa ispirazione nel trovare personaggi così reali? Semplicemente guardando personaggi reali. Uno che scrive non si inventa praticamente niente. Quello che fa è ricombinare, rimescolare, riorganizzare cose che ha già visto, tentando di adattarle alla storia che gli è venuta in mente. Però quasi tutti i miei personaggi nascono da combinazioni di persone che conosco davvero, perché ognuno di noi conosce persone che in qualche modo lo colpiscono e ognuno di noi, secondo me, quelle persone nella sua testa le modifica. Cioè pensa a te, guarda come sarebbe interessante quel tizio lì se solo facesse questa cosa, se solo non avesse questo difetto, se solo si comportasse in quest'altro. Ecco, io quando scrivi hai potere assoluto sui tuoi personaggi, faccio semplicemente questo: tutte le mie fantasie sulle persone le trasformo in realtà. Massimo, per esempio, è un mio sfogo. Massimo fa tutte le cose che io farei ma non posso fare perché c'è la salute, perché c'è la buona educazione, perché c'è il codice penale, perché tutti quegli sfoghi nei confronti delle cose del mondo che mi fanno inquietare, io me ne sto buono, ci scherzo, Massimo ci si arrabbia oppure appunto ironizza pesantemente trovando sempre la risposta giusta da dare, cosa che a me capita di rado perché io sono abbastanza lento a pensare, poi definitivo, ma sul momento abbastanza lentino. Adesso, sia nel genere giallo, sia nell'ironia che metti nei tuoi libri, hai, diciamo, dei maestri o comunque delle persone su cui ti ispiri in maniera, o anche delle persone anche
che non so, spesso ti ho sentito parlare di serie televisive o di film o di personaggi, diciamo, di media differenti rispetto a quello del letterario. Quali sono quelli che ti ispirano di più? Nei media differenti, io ho un film che considero un capolavoro assoluto dell'umorismo, che a qualcuno piace caldo, che è un film dove non c'è niente di sbagliato. Ogni frase porta una battuta e ogni battuta porta una controbattuta. Uno passa un'ora e 40 minuti a chiedersi com'è possibile che un essere umano da solo abbia realizzato un capolavoro del genere. Fra gli scrittori di ispirazioni ce ne sono parecchie. Guarda, una è lì, è quel signore più o meno tuo conterraneo, Giovanni Guareschi, purtroppo poco considerato dalla critica e in quanto politicamente non troppo allineato alla sinistra, ma assolutamente un genio, uno di quelli che è stato in grado di costruire un mondo con 5 personaggi, semplicemente archetipizzando quelli che erano i vizi e le virtù degli italiani da un punto di vista umoristico. Appunto, Guareschi è uno dei, lo considero uno dei miei maestri, così come considero il mio maestro Jerome, Klapka Jerome, un grande umorista inglese, e così come considero un umorista pochissimo conosciuto che si chiama Ettore Borzacchini. È un architetto toscano, in realtà si chiamava Giorgio Marchetti, venuto a mancare purtroppo dal settembre di quest'anno, che era un genio. Borzacchini aveva la capacità di coniugare aulico e volgare in una maniera mai vista prima, e aveva una fantasia assolutamente fuori dall'ordinario. Si inventava scale internazionali del puzzo, al cui grado massimo, il 10, stava il varo spontaneo di petroliere di medio cabotaggio. Improbabili vangeli secondo rockstar, centinaia, migliaia di citazioni apocrife, non tutte, quasi nessuna pronunciabile in televisione in quanto estremamente volgari. Borzacchini faceva vedere il sublime attraverso il suo contrario, attraverso l'estrema volgarità di quello che scriveva, che però appunto partiva sempre da un qualcosa di bello, di sublime, di elegante, e lo faceva vedere per contrasto. Se un giorno nella tua vita vuoi ridere fino a perdere il controllo dei tuoi visceri e di altri organi di medie dimensioni, prenditi il novissimo Borzacchini Universale, dizionario ragionato della lingua livornese ad uso delle persone colte e anche dei pisani, questo è il titolo completo, e poi vedrai che mi rammenti. Ok, adesso passiamo a una domanda, diciamo, un po' più tecnica. Abbiamo incontrato qualche tempo fa un editor e da quel momento ci siamo messi a chiedere a tutte le persone, a tutti gli scrittori che incontriamo, com'è il tuo rapporto con il tuo o i tuoi editor che hai avuto in questi anni, e ti è mai capitato di essere in contrasto o in estremo accordo con quello che ti hanno suggerito o imposto? Allora, io ho un rapporto particolare con il mio editor in quanto l'ho sposato nel 2002, e quindi di solito mi trovo d'accordo con lui, oppure sono costretto ad ammettere di essere d'accordo con lui, perché in realtà è una lei ed è mia moglie Samantha. All'interno di Sellerio io non ho un editor, quello che io scrivo viene, diciamo così, letto e commentato, ma non ci sono imposizioni, correzioni, tutta la parte di editing viene fatta prima, è mia moglie che legge i libri e che, diciamo così, fa il primo esame. Quello dell'editor è una figura abbastanza importante, perché uno non è il miglior giudice di quello che scrive. Tutto quello che scrivo io è bello, per forza, è venuto in mente a me, come potrebbe essere altrimenti? Purtroppo, ahimè, c'è la realtà da considerare. La realtà a volte ti dice che sei autoreferenziale, che sei prolisso, che sei noioso, e tutte queste cose vanno tagliate. Principalmente l'editor non è uno che ti corregge, almeno nel mio caso è uno che taglia, è uno che dice: Marco, due palle, leva. E quindi è così. Ok, allora, arriviamo all'ultima domanda, che anche questa è un po' particolare. Ci devi dare una tua descrizione di questa intervista e anche di questo luogo, sul momento. Sul momento, allora, si potrebbe incominciare a dire che è una stanza a quattro pareti, parallele tra loro mutuamente a coppie, una porta,
un soffitto, quindi direi che c'è tutto del luogo dove ci troviamo. Ci sono anche dei libri, per cui se uno rimanesse chiuso dentro, capisco, beh, abbiamo del tempo da passare senza... l'unica cosa che mi spaventa è la mancanza di un bagno, ma ci sono delle finestre, quindi eventualmente si può provvedere. E quanto all'intervista, è un attimo di serenità e di relax, perché troppo spesso le interviste vengono fatte A, col timore reverenziale, o B, con l'assenza totale di curiosità, per cui quello che si chiede la persona che ti intervista è: cosa dovrei chiedere a questo tizio affinché parli di qualcosa che gli sembra veramente importante? E invece sentirsi fare delle domande, a parte la prima che, ammettiamolo, l'ho suggerita io, è abbastanza consolatorio, perché tutto sommato uno fa delle domande che, di cui magari gliene frega qualcosa, e questo è abbastanza importante. Grazie. Ti ringraziamo a te per il tuo tempo e ci vediamo alla prossima intervista.